E allora ragazzi, sono tutti benvenuti con questo nuovo video. Siamo su The End is Perché gli inglesi hanno sti termini così difficili? Cioè, e vi dirò di più. Sapete chi ha fatto questo gioco? Vi ricorda qualcosa lo stile dei disegni e del personaggio? Dannato Super Meat Boy. Maledetto. Purtroppo sono sempre loro. Non so se è un gioco che fa sclerare o no. Spero di no. Spero che sia molto più calmo. Partiamo. Ok, abbiamo il menu con le morti anche. Tiene presente anche delle morti. Va bene, parte bene sto gioco, guarda. Che bello. Guarda, sono contenti. Scusate. Ah, ok, c'è il tizio che sta giocando The End is Night. Ok, giustamente, lui gioca al suo gioco. Perché c'è sta musica? Ah, è questo The End is Night, ok. Cioè, scusa un attimo, fammi capire, The End is Night... Cosa ho fatto? Cioè, non ho capito. Il gioco è lui che gioca? Ma sono tipo morto una volta. E lui è... Cosa sta succedendo in sto gioco? Ragazzi, c'è lui che parla. Cioè, è morto. Guarda The Binding of Isaac c'è dietro. Perché anche quello è stato fatto dagli stessi di Super Meat Boy. E sono sempre loro che fanno sti giochi, sempre. Ci sono lui e il suo amico che tipo stanno pensando. Cioè, lui che sta pensando a cosa può fare col suo amico in questo mondo post-apocalittico. A caso, cioè non si sa cosa è successo. Ah, eccoci, ok. Ho cliccato qualcosa che forse non dovevo cliccare. Cioè, il mondo post-apocalittico è tipo... Lui vuole collezionare tumori. Va bene, come preferisci. Siamo sta schifezzina. È già il fatto che tipo sia un mezzo platform. Guarda, mi fa venire voglia di spegnere tutto. Ah, non posso fare il salto a muro. C'ho dei comandi semplicissimi. Cioè, sinistra, destra, su, giù e salto. Vabbè, perché? Non posso correre? Cioè, non c'è la corsa come in Super Meat Boy. Posso parlare con gli scheletri? Oh, sei tu. Must be nice being alive and all that. Cioè, dovrebbe essere bello essere ancora vivo e tutto quanto. Quando sono morto, quel tumore è wiggle out. Volava in giro per anni. Please don't take it. Non prenderlo, è tutto ciò che mi è rimasto. Ah, mi sa che l'ho preso prima. Quando era vivo si aggrappava agli angoli. Ah, ho capito. Quindi noi possiamo fare tipo un salto a parete, però solo se c'è l'angolino. Vedete quegli spunzecchioni che saltano? Ecco, oh, li ho visti dopo. Quindi solo quando c'è lo spunzecchione, maledetto. Ma sti cosi devo prenderli io? Cioè, devono venire con me per forza? Non possono... Mi sembrano tipo le bende... No, mi ricordano le bende di Super Meat Boy. Dai, cacchio. Prendi sto cacchio di tumore. Ci sono delle cose che mi stanno simpatiche, ovvero il fatto che non ci sia tipo del tempo da tenere, robe così. Anche quando mi aggrappo e salto dall'altra parte faccio un salto enorme, va bene, ok, bla bla bla, l'ho fatto anni fa. Ok, per favore lasciami solo, va bene, scusa. Ehi, guardalo come decolla sto coso. Vai bello, è lì, eh. Op. Non dovrei collezionare perché so già che poi me ne pento e va a finire male sta cosa, però per ora che sono facili da... Però che sono facili da prendere, li raccattiamo su che non si sa mai. Oh fuck. Aspetta, c'è un coso qua sotto. C'è un coso qua sotto, l'ho visto. Che bello. Raga, ma sto gioco è facile. E lo dicevo anche con Meat Boy. E... No, scusa un attimo. Quello là come faccio ad andarlo a prendere? Posso fare avanti e indietro da uno scenario all'altro? Oh fuck. Easy, raga. Cioè, ho già capito le meccaniche del gioco. Cosa vuoi che... Senti la musica, però. La musica è fantastica. Allora, raga, io non voglio odiare sto gioco come... No, c'era un tumore che cadeva dall'alto. Allora, raga, io sto gioco non lo voglio odiare come feci con Super Meat Boy, ok? Quindi giochiamo bene, non ci ammazziamo, ok? Mi raccomando, ragazzi, siate gentili con me, ok? Holy shit! Ok, still alive. Dai, cacchio, è facile, raga. È facile. Oh, dove va? Vai! Sì, bello. Guardalo lì. Guardalo come decolla. Ma è fantastico. Sbaglio, mi serve una chiave qua. Ci avete una chiave? Corri. Grande. Sei vivo. Che cacchio sono? Non più che altro, cosa sono io? Non ho capito. La nota di Super Meat Boy si sente tantissimo. Soprattutto quando inizia a sclerare. Madonna. Ah, no, allora, aspetta. Se ve lo state chiedendo a sto punto, no. Non inizierò una serie anche su questo gioco.
No, mai. Ce la fai a saltare due spine? Due spine devi saltare. Non le vedo, non le vedo, raga, non le vedo. Non le vedo, non si vede niente, è tutto buio. Sì, bello. Sì, bello. Sì, bello. Così. Bravo, bravo. Sì, ma aspettami anche te. Ma che fa? Aiuto! Aiuto! No! No, fuck! È arrivato! Dai, ma quei cosi lì sono imprendibili, raga. Ma va là, ma non puoi prenderli qui, qui. Sarebbero i tumori, credo, ma. Perché dovrei prendere un tumore più che altro? C'era vicino. Sì, bello, facilissimo. Facilissimo. Dai, aggrappati, fai qualcosa. Prendi quello. Sì, tanto perdi e lo devi recuperare. Che cacchio fa? Allora, calma. Non devi neanche premere 18 tasti. Cioè, hai 3 tasti da premere. Non devi romperlo. Dai, dai. Up, up, up. Sali, sali senza rompere niente. Dai, bello che ci sei. Oh. E che cacchio, ci voleva molto. Dai, calmo, 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 stai calmo. Ricordati di Super Meat Boy. Calmo. Ma che poi è tipo un livello unico. Stavo guardando lì dietro The End 20 e allora praticamente continuavo ad andare avanti il livello e invece no. C'è proprio un altro mondo. Però la musica è bellissima. Cioè, è fantastica. Oh, ehi, The Remains of Our Ancestors. Ci sono i rimasugli dei nostri ancestrali, non è vero? Predecessori. Their guts all connect underground. Le loro interiora sono connesse. Va bene, ma non mi interessa mai sapere queste cose. È il password burning hell o qualcosa del genere. Aiutaci, stiamo bruciando l'inferno. Vabbè, ma chi se ne frega? No, raga, questi sono i mondi. Sono tipo dei teletrasporti ai mondi. Li vedete quei pallini neri di fianco ai pallini un po' più bianchi, un po' più chiari, no? Ecco, i pallini neri dovrebbero essere a sto punto il livello in cui ho collezionato il tumore. Io odio questo gioco. Non mi avrete mai. Non mi metterò mai a collezionare i tumori di questo gioco. Mai. Quanto è bella sta musica, però, raga. C'è sempre quel tocco di Super Meat Boy ce l'ha. Che effettivamente mi piace. Cos'è sta schifezza? Vuoi vedere il tuo destino? This ride requires 50. 50 lifetimes of suffering. Ok, quindi questa corsa, nel vedere il mio fate, il mio destino, richiede 50 cicli vitali. Okay. Ah, per favore, ritorna quando il tuo tumore è cresciuto. Va bene. Mi servono 50 tumori. Non so se è una bella cosa da dire. Guardalo. Attenzione, come si passa il livello in scioltezza. Allora, questo potrebbe essere un pelo complicato. Dobbiamo calcolare il tempismo sbagliato. A meno che non facciamo una cosa del genere. Cibello. Mi sei piaciuto? Qua no. Ah, e io dovrei rifare tutto il giro solo per prendere quel tumore. Poverino. Poverino, figurati se mi ammazzo per prendere un tumore. Oh, raga, comunque per ora è molto più semplice di Super Meat Boy. Cioè, devo ammetterlo, è veramente molto più semplice di Super Meat. Anche Super Meat Boy era semplice all'inizio. È quella la cosa che mi preoccupa. Però comunque è diverso da Super Meat Boy per il semplice fatto che Meat Boy era fatto a livelli. Cos'è una rana? Oh, vieni qua. Vieni qua, rana, aiutami. Oh, fuck you, rana. Piano, 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 let's go. Let's go. Via, 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 via. Oddio. Mi assaltano. Sarà bello vedere poi quante morti ho fatto, più che altro. Sapete che divertimento, bellissimo. In questo momento sto ringraziando il fatto che non ci siano tipo cose a tempo o vite da perdere. Cioè, le vite come Meat Boy. Loro vogliono farti soffrire per poi quando vedrai il numero di morti totali. Anche se in Super Meat Boy erano più cattivi, per il semplice fatto che in Super Meat Boy ti facevano vedere poi quante volte eri morto nel livello. Sì, però dai, cioè dobbiamo farlo il livello, dobbiamo andare avanti, sennò qua non andiamo più avanti. Da quant'è che ci sto dietro? Mezz'ora. Dai, bello. Ah, c'è il tumore lì. Ciao, ciao. Col cacchio che vengo a prenderti. Dai, che siamo alla fine. Dai. Guardale. Le rane assassine. Le rane assassine. Raga, ma sono bellissime comunque. Cioè, tipo col teschio in testa lì così, sono fantastiche. Oh, piano. Piano. Guardale come cercano di arrivare qua. Sono morte. Sono morte. Raga, mi ha spatasciato le rane. Sono infame. Ma io come faccio a salire? Aspetta, aspetta. Devo salire sopra questo. Stare molto attento e non farmi schiacciare sopra in C. Occhio, piccole rane. Fate attenzione. Sono morte. Piano. Piano. Bravo, meglio. Decolla. Bravo. Un altro ce n'è. C'è un altro mondo, raga.
Basta. Anche perché io vado a vedere qua ci siamo a tre mondi su non so quanti. Cioè, a parte il fatto che abbiamo completato il 6% del gioco, non mi interessa. Abbiamo fatto praticamente la metà della prima riga. Poi non so se c'è un'altra riga giù di sotto perché sarebbe inquietante. In ogni caso, io penso che possiamo terminare qua l'episodio. Molto carino come gioco. Cioè, calcolando che è degli stessi creatori di Super Meat Boy. È molto carino. Non credo che lo continuerò perché purtroppo è troppo facile, quindi non sento la sfida e meglio se non lo continuo. Fatemi sapere se anche voi conoscevate questo gioco. Io per il momento non posso fare altro che terminare quell'episodio. Noi ci vediamo in un prossimo video. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti.